presa diretta nella partita, cioè primo e secondo tempo, Dragon Ball contro Berserk FC. 4-1 il punteggio. Enzo, come sta andando questo primo tempo? Partita semplice, stiamo andando bene. Ma da non... non sottovalutare, assolutamente. Stiamo sfruttando K, che è un acquisto favoloso, pure Marco. Sono mani di protagonismo, semplicemente. Ottima prestazione di Mariano Menino. Vediamo, ottima prestazione di Mariano Menino. No, dobbiamo vedere il taglio nuovo di Mariano subito. Gliel'ho fatto io. Non ci credo proprio. Hai fatto tu il taglio? Mariano, da fuori dallo studio ci hanno detto bella prestazione di Mariano Menichini. Ma è vero proprio, perché non ha fatto niente di particolare. Di Massimo non capisce una mazza. No, come sempre. Perfetto, vediamo qualcosa sui Berserk. Prego, prego. Un saluto alla donna della mia vita, la mamma di Gianluca Parlanti, Anna Iovi. Ecco questo è Enzo Trassari. Un deficiente, un completo deficiente Enzo Trassari. Vediamo, finalmente una squadra seria, sotto di 4-1. Purtroppo Gaetano, il capitano, 4-1. I Dragon Ball sicuramente una delle squadre più toste del girone, si può ribaltare, come pensate eventualmente di poter ribaltare questo risultato? Allora, aggiustando la difesa e poi concretizzando un po' più, registrando la difesa. No, bello. Ah, un po' affinato. No, dobbiamo registrarci un po' da avanti, perché si arriva là e non si tira, non si poco tira. Concreti sotto la porta. La buccia di limone è stata bellissima, come la prima giornata, la buccia di buccia. Adesso l'ultimo secondo abbiamo visto, mentre facevamo l'intervista al campo, abbiamo visto un gol o un incrocio dei pali. Ho visto un incrocio dei pali del capitano di oggi, perché noi, perfetto, lo vediamo. Ma visto che a noi non ci piacciono tanto le gerarchie, facciamo girare anche la fascia di capitano. Come pesa questa fascia dei Berserk? Pesa abbastanza, perché è difficile poi aiutare la squadra a far ribaltare queste partite. Abbiamo visto una grande conclusione tua, quindi qualcosa ce l'avete, non siete soltanto passivi in campo, ma sicuramente protagonisti e concreti. Mi manca solo la freddezza sotto porta. Sì, manca solo quello e anche un po' di fortuna forse. Perfetto, sotto, comunque qualche tocco, diciamo. Perfetto, ringraziamo il capitano, in bocca al lupo al Berserk per il secondo tempo. Eccoci con la Dragon Ball. Qui grandissima stretta di mano tra i migliori in campo della partita Dragon Ball contro Berserk FC. Andrea Cappacolè, la grande prestazione per te, e Ripoli altrettanta grande prestazione per te. Sicuramente un svantaggio di gol troppo ingente, ci avete provato molte volte voi, molti legni. Cosa è successo Ripoli in questa partita? Non è successo niente di che, è solo che non siamo una squadra molto unita, ci critichiamo e in campo non andiamo concentrati. Le individualità abbiamo visto ce le avete, siete arrivati molte volte nell'area piccola avversaria. Sì, anche non essendo molto forti, però abbiamo anche la sfortuna contro. Purtroppo sì, abbiamo visto soprattutto un incrocio di pali sul finire del primo tempo, bellissimo. Anche un palo colpito da me, siamo un po' sfortunati. Questo è vero. Questi Berserk sicuramente viaggeranno nella media classifica, cercheranno anche di oltrepassare i playout e andare magari sul terzo e quarto posto, che risparmiano un turno. Dici in una parola cosa servirà di più al Berserk? Ma servirà un po' di concentrazione in più e qualcuno con i piedi migliori. Perfetto. Ringraziamo i Berserk, in bocca al lupo per il proseguo del torneo. Ciao, alla prossima. Possiamo fare una dichiarazione seria? Un attimo, Andrea, scusa, possiamo entrare nello spogliatoio? Grazie. Menichini non può fare dichiarazioni serie, non le sa fare. Andrea Cappacolella, grandissimo acquisto dei Draga, migliore in campo, lo vediamo in questa partita. Chiudi, coroni la partita da protagonista con un pallonetto di pregevole fattura. Spengo la telefono. Alla mia capitana. Prego, Colella, dici come è andata la partita e poi come ti trovi con questa squadra? Abbiamo segnato subito e quindi abbiamo portato la partita sul facile. In discesa. Grazie. Prego. Sicuramente una buona squadra in tutti i reparti, cercheremo di vincere. Se proprio dobbiamo trovare un difetto a questi Dragon Ball, cosa vogliamo dire? Non ce l'hanno. Non ce l'hanno. Sicuro? Uno con i capelli lunghi, c'aveva la fascia da capitano? No, dai, nessuno. Vabbè, dovevamo fare un ringraziamento invece di a te, lo facciamo fare Ferrentino. C'erano sei Ferrentini. No, aspetta, solita dedica a Renato Lombardi. Renato Lombardi, lo salutiamo. Forza schema 3, siete forti. Forza schema 3. Aspettiamo gli schema 3 ai playoff nella fase finale. Valerio, prego. Show!
voglio fare lo spelling, però lo spelling. L'altra porta è tornato Luca Arcamone, il più lucido. Ciao ragazzi, in bocca al lupo e draga, alla prossima. Guarda.